Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi voglio parlarvi di alcune novità. Novità che riguardano principalmente le degustazioni, ma anche il palinsesto estivo del canale, quindi quello che andrete a vedere da qui ad andare a settembre. Allora, The Wine Channel non vi abbandona durante l'estate, continueranno sicuramente i miei video di approfondimento domenicale, dove parleremo di alcuni temi riguardanti il mondo del vino, quindi approfondimenti su determinate tematiche, ma per le degustazioni invece ho deciso di apportare qualche cambiamento e appunto proprio di questo vi ne voglio parlare qui in questo video. Allora, come prima novità ho deciso di modificare la scala dei voti, quindi le votazioni che oggi erano date da 1 a 5 bottiglie diventeranno delle valutazioni in base 10, quindi con dei voti da 1 a 10. Questo perché? Perché mi permette di avere una scala un pochino più larga per le valutazioni e anche dare qualche differenza in più per le bottiglie. La votazione su 5 ovviamente rendeva alcune bottiglie abbastanza simili e quindi difficilmente se ne poteva percepire la differenza. Detto questo, altra modifica che voglio apportare alle degustazioni riguarda i parametri del mio giudizio. Ho deciso anche qui di dare qualche valutazione di tipo diverso, anche raccogliendo qualche suggerimento, qualche consiglio che è arrivato come segnalazione al canale, con riguardo in special modo alle voci per le quali io attribuisco un voto. Ed ecco che pertanto ho pensato di modificarne alcune di queste, quindi rimarrà sicuramente il giudizio complessivo, quello rimarrà con una scala, come abbiamo detto prima, da 1 a 10. Andrò invece a modificare quello che riguarda il prezzo. Ora, mi sono reso conto che parlare di prezzo ovviamente in sé per sé non è un giudizio che si può esprimere, di fatto quello è una cifra e quindi poi sta a voi sulla base delle vostre sensibilità oppure le vostra situazione o voglia di investire nel mondo del vino e della degustazione, spendere o meno quella cifra per quella bottiglia. Quello che invece forse è più interessante è stabilire un rapporto qualità-prezzo. Ecco, quindi il nuovo parametro di valutazione per quanto riguarda appunto il costo non sarà il costo preso a sé stante, ma comparato invece a un discorso di qualità, sempre con una scala da 1 a 10. Rimarranno invece i voti relativi alla facilità di beva e alla versatilità. Per la versatilità cercherò, dove possibile, di abbinare anche un po' la mia passione per la cucina e quindi proporvi qualche abbinamento in più per quanto riguarda i nostri vini, quindi dare un pochino più anche di spazio alla parte culinaria, sempre cercando di restare nel classico minutaggio delle degustazioni tra i 5 e i 7 minuti. Questo è un impegno che mi sono preso fin dall'inizio con il canale e che voglio mantenere. Ci sarà poi anche molto probabilmente una rinnovata veste grafica, ma tutto questo ha bisogno di un po' di tempo per essere realizzato e quindi probabilmente le nuove degustazioni con il nuovo sistema di valutazione le vedremo a settembre, quindi con l'autunno, quindi con la finita, diciamo così, il periodo estivo. Quindi per il momento cosa facciamo? Rimaniamo senza vino? No! Allora, ho deciso di al giovedì, per questo periodo estivo, quindi per questi due mesi che ci separano a settembre, di proporvi magari qualche degustazione ma a livello un pochino più soft, oppure fare qualche piccola degustazione comparativa
o proporvi qualche idea fresca per l'estate. Quindi fare quindi non il classico schema rigido o comunque sequenziato delle degustazioni classiche, ma qualche cosa di un po' più, diciamo, movimentato, diciamo così, o comunque un po' più libero, in modo che anche con l'estate si ha più voglia magari di bere cose fresche, cose particolari, e quindi siamo anche magari un po' più liberi di fare qualche proposta alternativa. Bene, queste sono le novità principali di cui volevo parlare, quindi nuova scala di voti, una sostituzione di una delle categorie, video che nuova grafica che arriveranno a settembre, e invece per questo periodo estivo dei video, diciamo, un po' più liberi di degustazioni un po' particolari, che poi andremo a vedere e a scoprire insieme. Bene, per oggi vi ho appunto parlato delle novità. Mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e soprattutto di condividere i video con i vostri amici. Abbiamo fatto il tour delle 20 regioni, fatemi sapere magari su Facebook quale vi è piaciuta di più, oppure se avete una regione in particolare che apprezzate e di cui volete conoscere qualche vino in più. Ne terrò conto per le prossime degustazioni. Se avete qualche dubbio, qualche perplessità, qualche domanda, vi ricordo che l'hashtag AskTheWine è sempre a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande, a tutte le vostre curiosità. Vi lascio, come sempre, con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.